Allora, adesso apriamo la discussione sull'argomento. La Presidente qua con me, purtroppo per motivi di salute e di raffreddore non riesce a parlare, quindi apriamo la discussione sull'argomento. Argomento ODG numero 422, si tratta dell'argomento istruttoria pubblica sul tema della pianificazione urbanistica del Comune di Bologna, con particolare riferimento all'area territoriale dello stadio comunale fino ai prati di Caprara, POC relativo alla zona prati di Caprara Est ed Ovest e previsioni urbanistiche per l'area del CRB, su proposta della Presidenza del Consiglio Comunale. Allora, trattiamo questo argomento, come dicevo, il numero 422, a conclusione dell'istruttoria pubblica sul tema della pianificazione urbanistica del Comune di Bologna, con particolare riferimento all'area territoriale dello Stadio Comunale dei Prati di Caprara. L'argomento è stato trattato nelle commissioni consiliari competenti e oggi il Consiglio Comunale, valutati i contributi e le proposte raccolte, adotterà l'atto finale, così come appunto previsto dal nostro regolamento. Prima di aprire la discussione su questo argomento, vi ricordo alcune tappe di questo importante percorso di partecipazione in cui i cittadini hanno avuto un ruolo attivo e determinante, a partire dalla richiesta del comitato promotore che ha raccolto a supporto dell'istruttoria pubblica 2.519 firme di cittadini residenti o domiciliati nel comune di Bologna. L'istruttoria è stata indetta dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata all'unanimità da tutto il Consiglio il 10 settembre 2018. Le sedute del Consiglio Comunale dedicate all'istruttoria pubblica si sono svolte il 7, il 9 e il 10 novembre, quindi su tre giornate. La prima giornata è stata dedicata agli interventi degli esperti nominati dalla Giunta e dai gruppi consiliari, mentre nelle altre due giornate, quelle del 9 e del 10, si sono succeduti i 43 esperti nominati da associazioni, comitati o gruppi di cittadini, per poi proseguire con gli interventi dei consiglieri, che sono stati 17 consiglieri comunali e di quartiere. L'assessore all'urbanistica, edilizia privata, ambiente, tutela e riqualificazione della città storica ha aperto e quindi ha anche concluso i lavori. Tutti i contributi sono stati riportati nella relazione finale dell'istruttoria a cura della Presidenza del Consiglio Comunale, distribuita a tutti i partecipanti all'istruttoria e discussa nella seduta di Commissione Congiunta Affari Generali Istituzionali e Urbanistica il 30 novembre scorso. Come prevede l'articolo 12 dello Statuto Comunale, l'istruttoria pubblica è un istituto di partecipazione, preordinato alla partecipazione dei cittadini nell'ambito dell'iter di formazione di atti normativi o amministrativi generali. Il provvedimento finale, adottato dal Consiglio Comunale nell'ambito della propria autonomia decisionale, sarà motivato con riferimento alle risultanze istruttorie di cui ogni gruppo consiliare ha fatto tesoro e di cui esporrà le proprie valutazioni nel dibattito proprio oggi. Anche la Giunta, nel corso del dibattito consiliare, esprimerà le ragioni che eventualmente la indurranno a discostarsi dalle proposte recepite dalla relazione, questo in base all'articolo 41 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini. L'atto finale del Consiglio Comunale avrà valore di indirizzo per la Giunta Comunale. Bene, questa era la premessa. Fatta questa premessa, iniziamo il dibattito conclusivo relativo, lo ripeto ancora una volta, all'istruttoria pubblica sul tema della pianificazione urbanistica del Comune di Bologna, con particolare riferimento all'area territoriale dello Stadio Comunale fino ai prati di Caprara, a cui però già da oggi, già da questo momento, anticipo che colleghiamo un ordine del giorno, fatto salvo il fatto che ogni consigliere può, durante il dibattito, collegare altri ordini del giorno che verranno poi votati. Però, essendo questo già stato depositato, ne diamo subito lettura. Si tratta dell'ODG numero 417, l'ordine del giorno per impegnare la Giunta ad un progetto di valorizzazione dei prati di Caprara, presentato dalla consigliera Cocconcelli ed altri in data 12 novembre 2018. Questo ordine del giorno è stato trattato in prima e ottava commissione il 30 novembre 2018 e licenziati per i lavori del Consiglio. Chiedo alla consigliera presentatrice se intende illustrare l'ordine del giorno. Nel qual caso avrebbe 15 minuti. Mi fa un cenno, consigliera, a questa intenzione? Sì?
In questo caso ne ha facoltà. Prego, consigliera. Lo illustro in corso di dibattito. Vabbè. Posso? Volevo illustrare in corso di dibattito, c'era prima Leti Colombo, ma per me it's the same, è la stessa cosa. Dica lei se mi azzerate il tempo, perché sto aspettando. Presidente? Lo so, è proprio per risponderle, sì. Mi stavo consultando con gli uffici, visto che lei ha questa perplessità. Se vuole attendere un attimo, verifico con gli uffici e le rispondo alla sua domanda. Aspetti pure un attimo. Allora, consigliera, fatta la risposta alla sua domanda è: può fare come vuole, cioè se vuole intervenire ora ha la possibilità, in quanto lei è stata la prima a presentare un ODG. Viceversa, se preferisce rispettare l'ordine degli interventi non c'è nessun problema, lo fa in corso di dibattito ed è uguale, sempre 15 minuti a sua disposizione. Cosa preferisce fare? Beh, ormai che siamo in ballo, balliamo, la prego, allora, 15 subito. Minuti. Allora, faccio prima una brevissima, che non è vero, premessa. Sono onestissima, non sono come il consigliere Colombo, ma sono logoroica quanto lui oggi, perché ci tenga a questo argomento. Allora, le città sappiamo benissimo che occupano solo il 3% della superficie della Terra, ma consumano il 75% delle varie risorse naturali. A tutt'oggi nel dibattito pubblico, non solo italiano ma mondiale, è diventato prioritario il problema ambientale e la questione dei boschi / foreste urbane, con tutti i benefici che le stesse possono fornire ai cittadini, sia in termini di crescita ecosostenibile, sia come conservazione dell'ambiente, sia come coesione sociale. Si calcola addirittura, come da dati scientifici, che entro il 2050 il 70% della popolazione globale abiterà in questi grossi agglomerati che saranno le città metropolitane. Abiterà in, diciamo così, agglomerati con una fortissima densità e fortissima urbanizzazione, e il verde rappresenterà, a mio avviso, la vera sfida per uno sviluppo resiliente. Adesso questa parola piace, ma uno sviluppo resiliente di queste città, soprattutto le nostre. Quindi chi avrà la possibilità, ma soprattutto la responsabilità, di amministrare una città come Bologna nei prossimi decenni dovrà avere come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione del paesaggio, soprattutto del verde. Beh, Milano cosa sta facendo? Milano nel 2007 aveva 16 milioni di metri quadri di verde, è passata adesso a 24 milioni di metri quadri nella natura metropolitana, con la creazione di 20 nuovi parchi / boschi cittadini. Bologna, da quanto risulta da un articolo di Coldiretti del 5 dicembre 2018 citato dal Carlino Nazionale a pagina 20, è sotto la media delle aree verdi per abitanti, appena 29 metri quadri per abitante. Quindi è una priorità aumentare il verde metropolitano. Perché? Perché significa riconnettere le persone con l'ambiente. Significa ridurre le emissioni di CO2, significa filtrare le polveri nell'aria, l'abbiamo appreso nell'istruttoria pubblica, prevenire gli allagamenti dovuti alle piogge violente, non mi piace chiamarle bombe d'acqua, sono piogge violente, che sono sempre più frequenti, oltre ad ottenere anche un maggior isolamento termico ed acustico. Allora, cosa fa un'amministrazione lungimirante? Dovrebbe guidare un cambiamento e non subirlo passivamente, fornendo, a mio avviso, una giusta direzione alla spinta delle forze associative, delle forze imprenditoriali, dei cittadini, e al di là delle dichiarazioni ridondanti sulla limitazione del consumo di suolo, che vengono poi regolarmente smentite da scelte che vanno in direzione opposta. Questa giunta dovrebbe applicare, a mio avviso, un progetto di urbanistica
tattica tesa a una politica urbana che migliori la qualità della vita dei suoi cittadini, anche e soprattutto da un punto di vista della salute. Se ne parla tanto di salute, poi all'atto pratico cosa facciamo? Facciamo poco. Un'altra idea, a mio avviso, di città è possibile. A Bologna sono presenti centinaia di interi edifici abbandonati al degrado, sia privati che pubblici, tra questi molte scuole. Cito, perché ha fatto un bel lavoro, l'architetto Pier Giorgio Rocchi, che ha minutamente mappato, l'abbiamo visto su un sito, non è il mio sito, ma è il sito di Coalizione Civica, e sui terreni vuoti, l'abbiamo visto a Striscia la Notizia. Ci sono anche edifici superiori ai 1500 metri quadri abbandonati o incompiuti che Nomisma ha segnalato e che potrebbero essere riadattati. Quindi si parla tanto di riuso di edifici dismessi e poi all'atto pratico non lo si applica veramente. Allora parliamo dei prati. Prati di Caprara, 45,7 ettari a ovest del centro storico di Bologna, dismessa da decenni ma rinaturalizzata con questo bosco spontaneo, che è una culla, l'abbiamo appreso da tutti, di biodiversità. È un polmone verde cittadino, è un sito speciale, uno dei tanti, a mio avviso, genius loci di Bologna. Nella zona est poi sono presenti 27 ettari di bosco spontaneo urbano. I numeri hanno una valenza e i numeri sono incriticabili, sono effettivi. 27 ettari di bosco che, a mio avviso, e non temo di essere smentita, dimensioni superiori ai giardini Margherita. Poi ci sono i 16 ettari che ospitano l'ormai dismessa caserma San Felice, di cui rimangono parzialmente in uso solo alcuni edifici, che adeguatamente ristrutturati potrebbero ospitare anche realtà ginnico-sportive. Mi viene in mente Oz, guarda caso mi viene in mente Oz, recentemente sfrattato dall'ex Amputensili. La Giunta, dopo vane promesse di trasformazione in parchi pubblici, ha inserito i prati in un piano di valorizzazione immobiliare. Per carità, possono essere delle scelte, però sono state raccolte 2.500 firme per indire un'istruttoria pubblica. Ringrazio i cittadini, perché noi politici invece non ce l'avevamo fatta. Loro ce l'hanno fatta. 60 associazioni che hanno partecipato attivamente, 16.384 firme hanno proposto i prati di Caprara come ottavo luogo del cuore del FAI, erano settimi fino a due settimane fa. Poi oltre 4.000 mani hanno abbracciato il bosco per dire no all'urbanizzazione selvaggia di questo parco. Vi siete mai chiesti, vi chiedo consiglieri, le chiedo assessore, perché 1.836 persone abbiano abbracciato il Bosco dei Prati e nessuna abbia mai abbracciato l'area dell'Unipol di Via Larga o una qualsiasi area dove risieda un Ipercop? Ci sarà una ragione, ci sarà una ragione. Assessore Orioli, che idea lei ha del futuro di Bologna, del futuro dei Prati? È davvero indispensabile che sorga un nuovo quartiere residenziale di 181.810 metri quadri di SUL, superficie utile lorda pari a 1.164 alloggi, di cui 873 liberi e 291 di edilizia sociale, 133 pubblica e 158 privata, come d'articolo 11,2 delle norme relazione pagina 27, più eventuali ulteriori quote di capacità edificatoria per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi nella misura massima del 10% della SUL complessiva, come d'articolo 11 delle norme. Sindaco Merola, desaparecido, però ci sente. Assessore Orioli, lei crede veramente che Bologna abbia necessità di un nuovo quartiere urbano di 181.810 metri quadri e di un numero di alloggi pari a circa due volte il noto virgolone del pilastro? Io credo che non ne abbia bisogno, come si evince da una relazione del POC del 2016 a pagina 12, in cui si legge: questo approccio si distacca dall'ipotesi di un dimensionamento del POC legato ad un fabbisogno, ed anche il documento programmatico per la qualità urbana, che è un documento di base del PSC, cioè del piano strutturale comunale, per chi ci ascolta, afferma che il lieve aumento tendenziale della popolazione nella città non
ribadisco, non richiede previsioni insediative come quelle che vengono messe in gioco dal POC. Non solo, al di là del fatto che non è minimamente necessario un nuovo quartiere solto sulle ceneri, sui disboscamenti dei prati, ma assessore Rioli, si è chiesta, mi permetto di chiederle, io non sono un urbanista, per carità, faccio un altro mestiere, ma vi siete chiesti se questo nuovo quartiere sia effettivamente sostenibile sotto il profilo di infrastrutture intese come mobilità, intese come trasportistica e intesa come parcheggi, soprattutto parcheggi, già oggi sono carenti, in un futuro parcheggi sotterranei, Venturi, sotto il Prati, così benissimo, così accontentiamo anche Venturi. Ma lo stesso POC afferma, si è verificato e valutato attraverso gli studi di carattere trasportistico che hanno preceduto la redazione del POC, che esistono attualmente le condizioni di sostenibilità per circa il 30% dell'intera capacità edificatoria. Quindi c'è qualcosa che tocca, assessore, 30% e gli altri 70%? Dunque, per rendere sostenibile sotto il profilo funzionale questo nuovo quartiere, sarebbe indispensabile un adeguamento infrastrutturale, ma ex ante, non ex post. La realizzazione però è da determinarsi e da progettarsi. Insomma, a Bologna si dice che si fanno un po' le cose alla Carlona. Da noi si dice fare le cose alla Carlona. Infatti, negli accordi pattuiti con la proprietà che edificherà i prati, la futura proprietà, non si contempla nemmeno alcun impegno finanziario relativo al completamento della rete infrastrutturale necessaria per completare l'intero insediamento e che qualora non si manifestasse l'iniziativa da parte di questi operatori interessati alla trasformazione delle aree, ci penserà il Comune. Cioè, se non ci pensano gli operatori, ci pensa il Comune, però attenzione, qualora riuscisse a garantire altrimenti le risorse finanziarie. Cioè, ci pensa il Comune se risorse finanziarie ce l'ha e se non ce l'ha? Comunque, andiamo avanti così, navighiamo a vista. Questa giunta, a mio avviso, dovrebbe avere il coraggio di invertire la rotta correggendo il POC sulla base di un progetto teso alle questioni ambientali condiviso con le associazioni, con i cittadini, con le fondazioni. Ci hanno eccepito, è vero, assessore Rioli, ce l'hanno detto più volte che il POC non si cambia perché si incontrerebbero almeno due ostacoli. Primo, gli accordi sottoscritti con l'Agenzia del Demanio e con l'Invimit, proprietari delle aree in questione, si devono rispettare per una forma di correttezza istituzionale, ma per evitare qualsiasi possibile richiesta di risarcimento. E, punto 2, le disposizioni della recente nuova legge urbanistica regionale che nel previsto periodo transitorio di avvio dell'applicazione delle disposizioni impedirebbe ogni diversa determinazione o variante dei vigenti strumenti urbanistici. Bene. Per quanto attiene il punto 1, cioè l'inopportunità dell'eventuale denuncia degli accordi sottoscritti, io modestamente, poi mi smentirà assessore, non credo che essa possa essere presa in alcun modo a pretesto per evitare di mettere mano a una sollecita modificazione del POC e delle scelte descritte. Si tratta invece di attuare quanto è stato previsto dall'articolo 5 dell'ultimo accordo firmato nel marzo 2015, che è contenente l'impegno del Comune a elaborare il POC. Questo articolo, l'articolo 5, che cosa ci dice? La durata del presente accordo è vero che è stabilita in 2 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, ma però sono rinnovabili su accordo delle parti e nell'ipotesi in cui le previsioni di questo accordo non potessero trovare un'attuazione, ci raccontano, le parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti mediante una comunicazione scritta per raccomandata, una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso le parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità dell'accordo. A questo punto nulla osta, assessore, se c'è una vera volontà politica a riformulare un accordo. Poi è facile? No, non dico mica che sia facile, anzi, però se c'è la volontà politica di fare una cosa, la si può fare, la si può partorire. E per quanto poi riguarda l'impedimento che nascerebbe da una corretta applicazione delle disposizioni contenute nella nuova legge urbanistica,
va richiamato invece quanto è enunciato nel capitolo 4, quarto, della lettera che il legislatore regionale ha inviato ai comuni nel marzo 2018. Cosa ci dice il legislatore in questa lettera inviata ai comuni nel marzo di quest'anno? Leggo testuali parole nel virgolettato. Nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, quindi ci siamo, i comuni possono avviare e approvare i procedimenti indicati all'articolo 4,4, ossia i procedimenti relativi sia a varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, ma anche varianti ai POC vigenti, ovvero POC tematici, diretti alla pianificazione di specifiche tipologie di insegnamenti. Quindi, quanto viene scritto dal legislatore regionale può rispecchiarsi nella realtà dei prati di Caprara, in un contesto di variante tematica del POC per la pianificazione di specifiche tipologie di insegnamenti. E io lo associerei anche a quanto proposto dal citato piano di adattamento al cambiamento climatico, che è un argomento cogente. Quindi, alla luce di quanto esposto, pare non sussistere alcun impedimento, a mio avviso, amministrativo. Non credo. Quindi, i prati di Caprara necessitano di un'azione di grande recupero, di tutela, di bonifica. Mi avvalgo. E di... Consigliere, non si può avvalere a tre non minuti mi posso in corso. Allora. Purtroppo non si può avvalere. Ho ancora mi dispiace. Un minuto? No, concluda diciamo. Arriva alla fine del discorso. E concludo che intanto do per letto l'ordine del giorno per la partecipazione. Il mio ODG impegna la Giunta a partecipare al premio European Green Capital Award, e il premio assegnato annualmente di 350.000 euro, per diventare una capitale verde europea. Cioè, oltre alla teoria, passiamo anche ai fatti.